Allora, parliamo della teoria di Bateson, in particolar modo della teoria del doppio legame, la quale si inserisce in quella che noi chiamiamo la psicologia sistemica, l'approccio sistemico-relazionale. Cosa si sostiene, cosa sostengono gli psicologi dell'approccio sistemico-relazionale? Sostengono che la comprensione di un fenomeno richiede che esso sia studiato nel suo intreccio con altre realtà, ovvero come elemento di un sistema di realtà reciprocamente interconnesse, reciprocamente collegate. Pertanto è opportuno analizzare il contesto in cui il paziente vive. Da qui si procede all'analisi dei meccanismi comunicativi interpersonali, alla definizione delle patologie comunicative e al doppio legame. Quali sono le condizioni affinché si possa parlare di doppio legame? È opportuno precisare che secondo Bateson esiste un nesso tra la schizofrenia, tra l'insorgenza appunto della schizofrenia e la comunicazione distorta e il doppio legame. Il doppio legame definisce alcune condizioni. Quali sono queste condizioni? La prima è che nella comunicazione siano coinvolte due persone che hanno diciamo, un ruolo fondamentale, che rivestono un alto valore di sopravvivenza, diciamo, la cui comunicazione è fondamentale per la sopravvivenza stessa, insomma, delle due persone. Quindi in particolar modo parliamo delle relazioni intime, quella tra madre e figlio e figlia, eccetera, tra genitori e figli sostanzialmente. Quindi quando appunto c'è una comunicazione altamente significativa. L'altra condizione è che una persona invia all'altra persona un messaggio, una comunicazione che presenta un'incongruenza tra il livello esplicito e un ulteriore livello metacomunicativo. E in particolar modo ci riferiamo al secondo assioma della comunicazione, secondo cui esistono nella comunicazione due aspetti fondamentali: l'aspetto di contenuto e l'aspetto di relazione. E quello di relazione è più importante e definisce la qualità della comunicazione stessa. Per cui se non c'è congruenza tra i due livelli si può creare una distorsione comunicativa e quindi la comunicazione è paradossale, è schizoide, schizofrenica, eccetera. La terza condizione è che il destinatario del messaggio non è in grado di decidere a quale dei due livelli dare credito, insomma, quale accettare come valido. E quindi il doppio legame indica una relazione asimmetrica, può essere considerata anche una comunicazione obliqua, indiretta, diciamo c'è all'interno di esso il tentativo di disorientare l'interlocutore. Dicevamo che nel doppio legame si analizzano, per così dire, le relazioni maggiormente significative, quella ad esempio tra la madre e la figlia, che può essere intesa come vittima di messaggi contraddittori e di situazioni paradossali. L'esempio, diciamo, del doppio legame, l'esempio paradigmatico del doppio legame è il sì spontaneo, la frase sì spontaneo, no? Che è una contraddizione in termini, insomma, non si può appunto comandare la spontaneità. Vediamo quali altri esempi possiamo fare, insomma, quindi quando c'è una contraddizione tra due messaggi consecutivi. Ad esempio, se non farai questa cosa ti punirò. Amore mio, sai che ti voglio bene e che per nessun motivo ti punirei. Insomma, quindi questi due messaggi consecutivi sono contraddittori. Oppure c'è una contraddizione tra il cosa, l'aspetto, diciamo, di contenuto, e il come, l'aspetto di relazione.
o anche una contraddizione interna al messaggio. L'esempio che abbiamo fatto prima è l'esempio del sì spontaneo. Quando questi messaggi sono reiterati, sono frequenti, si determina una condizione di schizofrenia, che appunto è stata analizzata da Bateson e da altri psicologi della scuola di Palo Alto e del circolo di Bateson.